Salve a tutti amici e benvenuti in questo nuovo video dove oggi parliamo della papabile miglior vlog camera o meglio ancora YouTube camera del 2020. Ed era semplice, bastava ascoltare gli utenti. Ebbene sì, Sony mossa più furba non poteva non fare, ossia ascoltare quello che gli utenti avevano da dire. O meglio, accontentarli. Questa è stata la mossa vincente. Avete presente la scenetta dell'ananas e della penna? I have pineapple. Pineapple pen. Quello che abbiamo visto durante la presentazione, quello che è stato presentato, è esattamente il sunto di questa scenetta. Prendere ciò che hai di buono, aggiungere tutto ciò che gli utenti ti chiedono, fonderli insieme ed ecco che nasce la Sony NV1. I have a pen, I have pineapple. Sony ha rilasciato e presentato questa camera compatta. Non ho avuto modo di poterla provare con mano, ma ho ascoltato tantissimo le voci di chi ha potuto provarla per circa un mese, ho letto le recensioni e mi sono fatto la mia idea di questa camera. E ora voglio raccontarvi cosa ho percepito di questa camera per trasmettervi quello che io penso di questa camera. Sony prende uno dei suoi corpi migliori e più utilizzati da chi si lancia sul mondo del content creation, special modo per YouTube, perché qua parliamo comunque del mondo del vlogging, infatti questa è proprio definita una camera da vlog. Ha preso uno dei suoi grandi cavalli di battaglia, che è stata ed è tuttora, perché è ancora in vendita, la Sony RX100 Mark 5A, che è una versione che è uscita successivamente con l'uscita della Mark 6, fu upgradata la versione 5 aggiungendo questa A vicino. Ha preso tutto il bello di quella camera, che è una point and shoot, una compatta, probabilmente la compatta di livello più alto che possiamo trovare sul mercato, infatti una qualità pazzesca. Ha preso tutto il meglio e ci ha aggiunto tutte quelle che sono le feature che troviamo nuove, ma che sono esattamente ciò che ci si aspettava e che volevamo da questo genere di camera, cioè da una camera dedicata ai content creator. Infatti questa camera non nasce per fare fotografia, è più una camera da fotoamatore occasionale, perché ha tutta una serie di piccole mancanze rispetto all'altra sorella che la portano a diventare un pelino sotto la RX100 Mark 5A rispetto al campo della fotografia. Oddio, non cambia assolutamente nulla, perché stiamo parlando del cuore pulsante della RX100 Mark 5, quindi abbiamo lo stesso sensore da un pollice stabilizzato, sensore e ottica, ritroviamo l'obiettivo integrato che è un equivalente 24-70 mm, f1.8 a massima apertura, f2.8 successivo, quindi anche un obiettivo abbastanza luminoso. Alla RX Mark 5 di Sony, parliamo della 6 e della 7, è stato aggiunto un obiettivo che è un 24-200 f1.8 f2.8, quindi un obiettivo molto ma molto spinto rispetto a questo, che è un pochino più contenuto, ma essendo comunque una camera per creazione di contenuti e per vlog, naturalmente non ci si aspetta queste performance per arrivare così lontano, anche poi per la fascia di prezzo doveva ad infilarsi. E infatti poi deriva dalla RX100 Mark 5 la registrazione in 4K fino a 30 fotogrammi al secondo, quella in Full HD fino a 120 fotogrammi al secondo, e poi la registrazione, se non sbaglio, dovrebbe ancora avere la registrazione in HD fino a 1000 fotogrammi, però per una durata di pochissimi secondi. Era una delle cose più particolari che avevano quel genere di camera. E porta con sé anche la compatibilità all'end grip di casa Sony dedicato al vlog, che è un end grip con cui poter tenere in mano la camera. Ci sono i comandi per lo zoom, che rimane elettronico, il comando di registrazione, e lo stesso hand grip diventa un cavalletto. Uno strumento che tutto insieme, uno strumento abbastanza intelligente per chi fa vlog. Io ho avuto modo di provarlo ed è molto ma molto comodo, nonché piccolo, compatto. L'unica cosa è il prezzo, si attesta intorno ai 100 euro su per giù, si può trovare qualche offerta, anche se di listino costa un pochino in più. Ma prendiamo tutto questo, facciamogli qualche piccolo cambiamento e aggiungiamogli delle cose. Allora, il primo grande cambiamento è quello del corpo, che diventa un corpo meno premium, quindi non è più fatto in alluminio, ha delle parti in plastica ed è leggermente più grande. Questo per permettere l'aggiunta
di una delle feature che tutti quanti aspettavano ed è la prima camera di Sony a portare questa novità. E stiamo parlando di uno schermo totalmente articolato a 270 gradi. Ed è la prima volta che Sony introduce questo genere di sistema di schermo, di rotazione dello schermo, in una propria camera. Infatti in tutte le altre camere, che siano le RX100 o vediamo le sorelle maggiori APS-C, la famiglia Alpha 6000 ad esempio, portano tutte quante lo schermo flippabile verso l'alto, con un sistema che gli ingegneri Sony ritengono più solido, ma che in realtà rispetto ai competitors è quello che dava più problemi, perché io le ho provate, le ho avute e a me sembrava molto macchinoso e molto delicato come sistema, quindi preferisco altamente il sistema articolato. Non ho avuto modo di provarlo, quello della NV1, ma dalla detta di tutti i miei colleghi che l'hanno potuta provare è davvero molto solido. Avendo un corpo un pochino più grande hanno migliorato quello che è il grip, quindi non solo avere il corpo un pochino più grande del corpo macchina, ma hanno aggiunto anche un pezzettino per avere un grip migliore. Certo, grip migliore sempre per quello che può essere questo corpo macchina, perché comunque un corpo macchina piccolo, tascabile da un certo punto di vista, però quel tipo di grip, se consideriamo che possiamo metterci il pollice all'interno e vogliamo vloggare perché vogliamo tenere la camera davanti a noi, diventa sicuramente un punto a favore rispetto al corpo delle RX100 a cui eravamo abituati. Hanno aggiunto una slitta hot show. Sì, finalmente abbiamo la possibilità di non dover mettere dei cage attorno al corpo macchina per attaccarci un microfono esterno, perché hanno messo una slitta hot show. Finalmente. E grazie alla slitta hot show abbiamo un mondo di possibilità sull'utilizzo della slitta hot show, che possa essere una luce utilizzando quel microfono integrato oppure utilizzare un microfono esterno. Insomma, abbiamo tantissime possibilità. Una delle possibilità è proprio affiancata al nuovo microfono integrato. Sulla parte superiore del corpo macchina, dove era prima presente quello che è il flash, oggi il flash non lo ritroviamo più, infatti questo sarà uno dei contro che elencherò dopo, ma troviamo un microfono integrato totalmente migliorato, è gigantesco, prende praticamente il centro di tutto il corpo macchina. Per le condizioni più avverse, come può essere ad esempio il vento o situazioni un pochino più rumorose, in confezione ci viene dato quello che è detto il dead cat, il gatto morto, su una piastra che si incastra nella slitta hot show e che porta questo dead cat sul nostro microfono, bloccandolo in posizione. Quindi ci si apre un mondo di possibilità attorno a questa scelta e siamo tutti quanti davvero felici. Infatti, altro punto subito sotto al mio elenco che ho qui scritto sul mio fedelissimo iPad è proprio il nuovo microfono integrato, che da come si sente paradossalmente non serve un microfono esterno. È davvero un ottimo risultato per questa piccola camera da YouTube. E a questo ci si aggiungono due feature molto interessanti. La prima derivante dalle sorelle maggiori, che è stato implementato il nuovo sistema di autofocus, sempre un autofocus di fase, ma è stato integrato il nuovo sistema di autofocus dell'Asa 1600 con l'Eye Tracking, quindi andiamo a tracciare l'occhio oltre al viso e al volto. E questa è ancora una grande miglioria. E infine c'è una cosa che io non ho potuto testare perché non l'ho potuta provare, ma c'è un tasto funzione sul corpo macchina che ci permette di esasperare, di aumentare lo sfocato. Allora, mi spiego. A tutte le persone che si approcciano al mondo di YouTube e che vogliono creare dei contenuti per il web, guardare un'immagine più cinematografica con lo sfondo un pochino più sfocato naturalmente fa gola. Naturalmente per chi conosce la fotografia e per chi è un pochino più avvezzo nel mondo tecnico saprà che la sfocatura è dovuta dall'apertura del diaframma, quindi lente più luminosa, diaframma più aperto, abbiamo più sfocato, specialmente poi se siamo con un medio teleobiettivo, ad esempio sto registrando con una focale che dovrebbe essere un 50 mm, quindi sono un pochino più lontano dal soggetto, lo sfondo bello lontano e quindi c'è lo sfocato, si percepisce lo sfocato dietro di me.
C'è questo pulsante sul corpo macchina accanto al pulsante di registrazione, altra novità, un pulsantone di registrazione gigantesco oltre a quello per lo scatto, una cosa fantastica. Con questa novità, col pulsante per aumentare la sfocatura, sembra come se ci fosse la funzione della sfocatura dei cellulari che ti digitalmente ti scontorano e ti aumentano la sfocatura. Invece no, va a forzare quella che è l'apertura massima, probabilmente penso solo a 24 mm, aprendola da 1.8 probabilmente anche a 1.2 circa, e quindi permette di sfocare maggiormente quello che è il background. Naturalmente è una funzione un po' particolare che andrebbe provata sul campo, perché a detta di alcuni colleghi nel momento in cui poi andiamo a muovere lo zoom questa funzione viene disattivata, quindi è probabile che si possa attivare solo a 24 mm, quindi in modalità di vlog. Perché dico modalità di vlog? Perché l'apertura più grande che abbiamo è 24 mm, il campo largo più grande che abbiamo. Se stiamo facendo vlog e mettiamo la camera davanti a noi, naturalmente vogliamo avere il campo più largo possibile. Anche perché, ed ora entriamo in quelli che sono i contro secondo me, 24 mm per una camera da vlog forse sono un pochino stretti. È vero che alla fine Sony ha fatto una scelta molto intelligente, che è quello di rincicciare una catena di produzione, che è quello della RX100 Mark 5A, con gli stessi componenti già in produzione, con le stesse catene di montaggio, e implementarle sulla camera nuova. Perciò dico che è una scelta altamente intelligente. Però se avessi avuto non il 24 ma già un 20 mm, un equivalente 20 mm su full frame, sarebbe stata una cosa totalmente diversa, perché realmente si poteva fare vlog tenendo la macchina più vicino. A 24 io ho avuto la RX100 Mark 5, la 7, la 4, la 5 e la 7, e a 24 con un bel braccione dovevo stare bello lontano per inquadrare almeno un mezzo busto. Quindi è l'unica, è una delle poche cose che vado contro. Le altre cose che vado contro, allora, due sono delle mancanze che derivano dalle tante aggiunte. La Slate Out Show ha fatto perdere quello che era il mirino delle sorelle RX100. Avevano questo fantastico mirino semiottico che si cliccava, spuntava fuori ed era fantastico per scattare fotografie. Ma questa camera non nasce prettamente per fare fotografie, ma nasce proprio come camera da vlog, viene proprio indicata come camera per realizzare contenuti video, quindi ci sta questa mancanza, anche se tutto il comparto fotografico comunque trae giovamento da tutte le migliorie, che siano lo schermo ribaltabile, l'ottica comunque è fantastica, il sensore è lo stesso della RX100, quindi Mark 5, quindi fotograficamente non perde assolutamente nulla, perdiamo il mirino, ma se vogliamo scattare con il mirino probabilmente la RX100 anche andrebbe stretta, quindi più che altro ci vorrebbe una mirrorless, ma andiamo in altri discorsi. Quello che manca poi è anche il flash, e infatti questa è la mancanza più grande per la fotografia anche da amatore, la mancanza del flash, perché c'è questo microfono gigantesco sul centro del corpo macchina. Ma da questo genere di camera secondo me la mancanza del flash fa più che bene, anche perché probabilmente avendo la Slate Out Show avremo la possibilità di poter, e probabilmente Sony tirerà fuori, un flashettino piccolino da emetterci sulla camera se vogliamo utilizzare un flash. Le due cose che non mi vanno giù sono le batterie, perché porta le stesse batterie della RX100 Mark 5 se non vado errato, e il problema è che sono batterie che non durano nulla, quindi se comprate quella camera dovete comprare almeno 5-6 batterie se pensate di fare vlog per una giornata intera. Questo è l'unico neo, unico, grandissimo neo secondo me, non insormontabile, ma c'è bisogno di una spesa extra. E c'è un'altra cosa molto fastidiosa, il fatto che il vano per le batterie e per le schede SD si trova sotto la camera e si trova esattamente a fianco alla vite per avvitare eventualmente un cavalletto o lo stesso hand grip per il vlog, e questo è molto scomodo perché ogni volta dovete cambiare batteria dovete svitare la camera, svitare qualsiasi aggeggio che avete attaccato sotto per poter accedere al vano batteria e SD. Ultima cosa che non mi sta giù per nulla nel 2020 è la micro USB. Siamo in un mondo dove ormai l'USB di tipo C è diventato lo standard, e ritrovarsi questa porta mi fa davvero venire l'idea che è stato un rincicciare gigantesco, perché vuol dire che è stata rincicciata anche la scheda madre. Ma ci sono anche
altri ragionamenti, come ad esempio l'End Grip disponibile sul mercato, che è lo stesso compatibile con tutte le altre camere, porta lo spinotto micro USB, quindi significava, nel caso cambiarlo con quello di tipo C, dover far acquistare un nuovo End Grip alle persone che già l'avevano acquistato. Quindi probabilmente ci dovrà essere un momento in cui Sony cambierà tutte le porte su tutti i corpi macchina, da un certo punto in poi dovrà farlo. Non è adesso il momento, perché questa camera è una camera furba nata per non buttare una catena di produzione di un prodotto altamente qualitativo che ancora oggi può competere con il mercato, special modo per il mercato per cui è stata pensata, quindi è una scelta piuttosto intelligente. Ok, ho finito il mio elencone, il mio spiegone sulla NV1, ma cosa ne penso? Beh, non ho avuto modo di provarla, spero di poterla provare nel prossimo futuro, ma secondo me, per chi vuole cominciare a fare video su YouTube, è la camera ideale. È la camera perfetta perché vi dà tutto quello di cui avete bisogno. Sono stati eliminati anche i limitatori della registrazione, quindi potete andare avanti ad oltranza in registrazione, ha un'uscita HDMI pulita, quindi potete utilizzarla anche come webcam, perché poi è uscito un software che vi permette di utilizzarla come webcam. Insomma, ha tante di quelle possibilità che rendono questa camera davvero molto interessante, perché alle prime armi non ha bisogno di una camera grossa e ingombrante con lenti intercambiabili, quindi per chi non vuole fare una determinata spesa, anche perché non ho ancora trovato il prezzo ufficiale, ma dovrebbe costare all'incirca 800 euro, quindi è un prezzo altamente competitivo in quella fascia di mercato dove la RX 100 Mark 7 costa 1200 euro, la RX 5 Mark 5 costa 500-600 euro e le competitor, sempre compatte, costano all'incirca 600-700 euro. Quindi ci ritroviamo, ma una serie di feature interessantissime che possono davvero cambiare quelle che sono le evoluzioni di mercato. Beh, io spero che questo video vi sia piaciuto e queste informazioni, queste chicche, vi siano state utili nel caso siate incuriositi da questa camera. Cos'altro dirvi? Io vi ringrazio per la visione, se avete delle domande potete scriverle qui sotto nei commenti, non dimenticatevi di seguirmi su tutti gli altri social e di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e di attivare la campanellina, così sarete sempre informati su tutti gli altri video che pubblicherò. Insomma, cos'altro dirvi? Ci vediamo prossimamente con un nuovo video.